fortunato, insomma, una bella vittoria, un primo trofeo di questa stagione, uno stadio che conosci bene. Sì, davvero, bella vittoria, vittoria importante, una coppa importante per noi e sì, dobbiamo seguire questa strada. La Juventus è sempre la squadra da battere, lo sta confermando anche in questo precampionato, anche con la Lazio. Sì, certo, però un campionato molto difficile, c'è tante squadre forti e dobbiamo fare di più che l'anno scorso. Senti, la tua prova, molto, molto buona, devo dire, quel gol, poi quella brutta uscita con i tifosi della Lazio che hanno fiscato, ti ha fatto un po' male questa faccia? Oh, sono un po' dispiaciuto che mi hanno fischiato, poi non era un gesto contro la Lazio, era un gesto per i juventini. Senti, l'obiettivo di questa stagione, dopo il successo in campionato, è la Champions. Sì, l'obiettivo è sempre quello che vogliamo, un terzo scudetto, sappiamo che non è facile, poi noi Europa vogliamo sognare e proviamo a andare fino alla fine. Senti, prima parlando di questa coppa, Buffon diceva, per noi siamo rimasti un po' sorpresi, la Lazio ha sempre dato filo da torcere, poi invece un po' di episodi fortunati, un po' insomma di situazioni, la partita si è incanalata bene. Che impressione ti ha fatto questa Lazio? È sempre bene, però è forse la prima partita che la Lazio ha provato un po' a giocare contro di noi e lì ci spazio per noi, diventa difficilissimo per la Lazio. All'inizio, prima della partita, ci sono state tante dichiarazioni, la Lazio ce la giocheremo alla pari, ci ha provato, pensi che non sia all'altezza delle squadre che possono giocarsi un posto da Champions? No, credo che la Lazio è una buonissima squadra, un ottimo allenatore, va bene, è andata male stasera, noi abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto i 20 minuti dopo il break, e succede, credo che la Juve, la Lazio è sempre una buonissima squadra. Ti senti di mandare un messaggio magari distensivo nei confronti di così a Lazio, che c'è sempre stato un buon rapporto tra te e noi? Sì, no, mi dispiace per stasera sicuramente, però nel cuore sono sempre un po' laziale, voglio tutti bene, poi per ora sono 100% di 22. Grazie.